troppi attrezzi sparpagliati in giro, seppur in simpaticissimi contenitori di latta. Però vorrei metterli a posto. E ho trovato questa. Come vedete, in ottime condizioni. Però è completamente inceppata. E non si apre. Quindi questo sarà un restauro interessante. Qui c'è l'Evaporast. Io avevo messo dentro questo, che è un coso. Adesso lo metto lì. Io ci aggiungo un po' d'acqua, perché questo coso tende ad asciugarsi, ed è a base acqua. Dopodiché immergerò a settorialmente. Ci entra? Ovviamente non ci entra, ma ora ce la farò entrare con la violenza bruta. E niente, non ci entra. Quindi adesso non so bene come fare. Penso che cercherò un contenitore apposito. Il secchio del mocio fa al caso nostro. Ho ovviamente fatto un macello bagnandomi completamente di acqua, però. Fortunatamente di acqua, non ho sprecato il prezioso Evaporast che ho messo qui in questa vasca, perché ho deciso di coprirla completamente e non ne ho abbastanza. Quindi adesso ne ordinerò altri 200 litri da conservare dentro un bidone di 160 litri e i restanti 40 me li bevo. E quindi vedremo domani se questo sistema, che pare essere buono perché per capillarità si bagna tutto e la ruggine, come per magia, se ne andrà a fanculo. Dopo l'Evaporast diciamo che ho tolto la ruggine superficiale. Ora una levigata. Non ho alcuna intenzione di riverniciare questa cassetta. Perché, mi direte voi? Perché mi piace così, vissuta. Passerò dell'antiruggine così, sto levigando questa ruggine superficiale, poi andrà lavata. Ora si apre bene, è stata rimessa in forma e quindi devo dire che ok, si apre e si chiude bene. Era completamente bloccata. Dopo ci passo un fosfatizzante per bloccare la ruggine, per renderla inerte, e dopodiché basta, sarà questione di utilizzarla. Di non lasciarla arrugginire ulteriormente. Adesso è sporca di WD-40, quindi devo dargli un'altra lavata, poi magari un'altra passata di spugna abrasiva. Devo lavare anche, devo lavarmi anche le mani di merda che ho, e
Ebbene, mi piace come sta venendo fuori. Mi piace. Come vedete, è stata pulita, lavata, asciugata. Non male, mi piace questa finitura così. Fa molto Fallout. Quindi adesso, se riesco a posizionare questa cazzo di telecamera, passiamo all'agente fosfatizzante, che sostanzialmente altro non è che acido fosforico. Mettiamo un po' qua. E poi con un panno lo passiamo sul metallo. E il metallo fosfata. Il metallo fosfatato viene così protetto, diciamo, in un certo senso dalla ruggine, anche se sappiamo bene che contro la ruggine non c'è protezione, non esiste protezione. Però, perlomeno è qualcosa. O si potrebbe usare l'aceto per creare, per togliere l'altra ruggine, per togliere più ruggine, non lo so. Io ho usato l'Evaporust, che funziona molto bene, ma purtroppo non c'entrava tutta. E quindi così ci metto questo. Le istruzioni dicono che va messo e poi va risciacquato. Quindi dopo va risciacquato con l'acqua. Io non ho mai capito bene questa cosa. Però io per ora faccio così. Metto questa roba. E direi vaffanculo. Possiamo perdere la vita appresso a una cazzo di cassetta per gli attrezzi, per quanto mi sarà utile. Però ormai voi lo sapete, il cazzo si fracassa, si rompe, e quando il cazzo si rompe a un certo punto vaffanculo. Vediamo qua, è rimasto un po' di ruggine, ecco, diventa scura qui, purtroppo è rimasto un po' di olio, ma me ne fotto. Bene, molto bene. Ok. La stufa fa rumore. Non so perché, lo passiamo anche qua sopra. Come vedete ci sono altri punti di ruggine che non ho pulito, ma me ne sbatto. Lo passiamo un pochino anche dentro. Ma però, mentre che ci siamo, ecco qua, direi che abbiamo agito negli interessi della collettività. Ale. Ecco, le istruzioni specificano che bisogna aspettare la fosfatazione, cioè deve crearsi una patina color canna di fucile sul metallo, cosa che secondo me non avverrà, però noi aspettiamo, dopodiché bisogna risciacquare. E quindi dopodiché noi risciacqueremo questa cazzi stufa. Ecco, vaffanculo, l'ho spenta con un calcio. Le istruzioni del fosfatizzante dicono che va risciacquato. Io me ne sbatto. Ma sì, dai, gli passo una pezza bagnata. È finita. Pezza umida, passata. Direi pulita. Si apre discretamente bene anche con una mano. Ora ridiamo un po' di olio
E dopodiché comincio a metterci gli attrezzi e voilà. Direi che è perfetta. Mi piace molto la cosiddetta patina. Mi piace, sì. La patina. La gioia di vivere. Dai barattoli a questa. Come vedete, ho a portata di mano quello che uso più spesso, quello che uso meno spesso, le cose grosse, diciamo così, diciamo i cacciaviti lunghi, grossi, la zona lime. Ho messo questa scatoletta di legno di cui mi pentirò amaramente perché sicuramente si incastrerà male e le cose ci finiranno sotto, io bestemmierò, però per adesso va bene così. Il metro, il mio calibro preferito. Un calibro cinese del cazzo e poche altre cose che però occupavano spazio sul tavolo. E quindi direi che abbiamo conseguito la vittoria. Questa si può chiudere così, o si può chiudere così, oppure si può lasciare così, oppure vaffanculo. È comoda, comoda come il varano. Fantastica. Perfetto.